We love to have a garden in the morning. C'è stata una serie di furti assai bizzarri in città ultimamente. I furti a Londra hanno ben poco di soprannaturale. Sembravano solo banali furti all'inizio, ma i colpevoli sostengono di aver agito sotto l'effetto di una forza sovrannaturale. Non sono così sciocco da dimenticare che i criminali giurerebbero il falso pur di evitare la prigione. Tuttavia, questi ladri hanno usato tutte le medesime parole. Dicono di essere stati manovrati da un demone. Scoprirete la verità? Uno dei ladri posseduti da un demone si trova dietro le sbarre in questo momento. Potreste iniziare la vostra indagine da lì. Che cosa ha fatto? Ha rapinato il banco dei pegni laggiù. È colpa di un demone. Non ricordo molto, eppure è strano. Non ho mai rubato in tutta la mia vita. Diciamo che vi credo. Chi sarebbe questo demone? Ricordo solo un orologio d'argento, sospeso in aria. Lo teneva qualcuno, o qualcosa. Una presenza oscura. Vedevo solo i suoi occhi. Un demone! Dovrò indagare al banco dei pegni. Cosa potete dirmi della rapina? Non c'è molto da dire. Gran parte della refurtiva era di un solo venditore. Enzo Capelli, un grande mago e illusionista. Italiano. Alcune settimane fa ha impegnato i cimeli di famiglia, debiti. Ho l'indirizzo dell'ultima persona che ne ha riscattato uno, una bella collana di perle. Può servirvi? Basta, fermatela! Halt! Fermate! Fermate quella ladra! Dove sono? Cos'è successo? Avete rubato da un negozio. È tutto confuso, ma ricordo qualcosa di argentio che scintillava. Poi ho sentito una campana. E poi più nulla fino a questo momento. L'unica traccia è il nostro acquirente. Questo tizio mi condurrà dal demone. Il signor Enzo Capelli, suppongo. Siete responsabile del furto dei vostri gioielli. Voi vi sbagliate di grosso. È così, vero? Sì, io mi sbaglio di grosso. Un attimo. Voi vi sbagliate di grosso. E ora avete molto, molto sonno. Non è così? Sì, ho molto, molto sonno. E adesso farete un piccolo lavoro per me. Non è così? Santo cielo, che scena buffa! Cosa succede? Dove sono? Siete in arresto per furto? Davvero curioso. Non ricordo un bel niente. Vi tiro fuori da qui. Ho buoni contatti e non vi processeranno perché è chiaro che avete perso il senno. I polli sono liberi. Davvero non ricordate come mai vi hanno portato in quella cella? Non ricordo nulla se non un oggetto d'argento, una campana che suona e una strana presenza. Argento che luccica e una campana, eh? Direi che avete un'aria molto assonnata. Sì. Ho molto, molto sonno. E adesso farete un piccolo lavoro per me, non è così?
Adesso io farò un piccolo lavoro per voi. Mi avete fatto perdere del denaro e rimedierete riempiendo la mia borsa di donazioni della brava gente. Ruberete del denaro per me. Sì, ruberò del denaro per voi. Come osate? Lasciatemi! Aiuto! Al ladro! Ehi, andate via, furfante! Bene, molto bene. Ma non possiamo avere dei criminali come voi per le strade. Vi arrenderete alla polizia, giusto? Sì, mi arrenderò alla polizia. Oh, e quando lo farete, vi esibirete in una buffa danza per loro. Dico, mi avete fatto spaventare. Parlavate di un uomo di nome Ezio? Enzo Capelli, mi ha ipnotizzato. Non era un demone. E non era neanche italiano. Sospettavo l'ipnotismo fin dall'inizio. Dovete trovare quell'uomo. Sarete a guardare mentre sentite. Giusto? Lasciatemi subito! Lo ammetto! Non mi inseguirete più! Oh, basta! Fa un male terribile! Dovrete pagare per i vostri crimini e liberare gli innocenti che avete soggiogato.